Ecco, questo è il libro L'ego delle mie emozioni di Andrea Troiani, che saresti tu. Allora, questo libro quando è uscito e di cosa si tratta, ti chiedo? Allora, questo libro è uscito da pochissimo perché è uscito da lunedì, quindi è fresco di stampa e diciamo che è stato la mia prima raccolta, è la mia prima raccolta di poesie e sono molto emozionato e felice di questa uscita. Ecco, una raccolta di poesie, quindi significa che tu scrivi già da un po', insomma. Allora, diciamo che sono 2 anni che ho deciso di mettere su carta le mie poesie, i miei aforismi, le mie frasi, perché di questo si tratta, e appunto ho deciso di fare la mia prima raccolta. Ecco, hai deciso di metterle su carta, hai detto, perché sì. In realtà dove le scrivi? Allora, diciamo che le scrivo, io ho il mio diario come tutti noi, dico poeti, anche se poi non mi definisco proprio poeta, ma diciamo questo diario dove quando mi prende appunto l'ispirazione prendo e scrivo. Però non soltanto sul tuo diario? Non soltanto sul mio diario, perché poi realmente uso qualsiasi strumento, quando mi nasce una frase, un'ispirazione, la trascrivo subito, qualsiasi modo ho per scriverla, ecco. Compresi i social, diciamo? Compresi i social. Dove tu sei molto attivo? Sui social, sì, sono sicuramente c'è Instagram, dove sono molto attivo, perché realmente è nato tutto da lì. Diciamo, ho raggiunto adesso un totale di 30.000 follower, quindi diciamo la gente che mi segue non è poca. Ecco, ma 30.000 followers cominciano a essere tanti, no? Sì. Te l'aspettavi? Inizialmente no, diciamo assolutamente no. Diciamo è veramente nato tutto per scherzo. Quindi ho iniziato con i miei 1500 e piano piano sono iniziati a salire. Ecco, tu hai detto non mi definisco un poeta. Esatto. E allora ti chiedo come ti definisci? Allora, diciamo che per me i poeti erano altri e sono quelli delle epoche passate. Oggi sono definito molto poeta contemporaneo, quindi molti mi chiamano così. Diciamo che anche se poi io non uso un linguaggio molto forbito, ma molto semplice, che arrivi diretto al lettore e diretto al cuore soprattutto. Ecco, immagino che tu avrai parecchi amici, no? Sì. Non solo sui social, ma anche proprio nella vita di tutti i giorni. Che ti hanno detto quando hanno visto il libro? Quando hai detto loro che avresti scritto un libro? Allora, inizialmente quasi nessuno aveva dato peso molto alla cosa. Diciamo, quasi era veramente un sogno mio e tutti credevano che scherzassi quasi all'inizio. E questo quasi mi ha dato forza per poi anche dimostrare a loro che realmente c'era molto di più. Oggi sono tutti felicissimi, sono tutti orgogliosi e questo qui mi rende orgoglioso a mia volta di me stesso. Insomma, è stata una sfida. È stata anche una sfida, anche una sfida. Ecco, volevo chiederti, quando hai scoperto questa passione per la scrittura? La passione per la scrittura realmente c'è da sempre. A me è sempre piaciuto scrivere, anche a scuola. Se c'era da fare un tema, ero il più felice. E poi, da 2 anni a questa parte, invece, ho deciso proprio di lavorarci. Ecco. E questa vena romantica, invece, da dove esce fuori? Vena romantica esce fuori appunto da me, nel senso nasce dalle storie che vedo tutti i giorni, non per forza su quelle che ho provato io personalmente, ma da quelle che vedo, storie che mi toccano, storie che mi emozionano e che io voglio trascrivere e voglio raccontare. Quindi c'è poco di autobiografico in quello che leggiamo? Di autobiografico c'è poco nelle frasi iniziali, c'è molto nelle frasi finali. Diciamo che oggi sono diventato più coraggioso e ho deciso di mettere un po' anche di mio. Ecco, in realtà tu nella vita invece fai tutt'altro, giusto? Sì. Che cosa fai? Allora, nella vita vendo auto ormai da 15 anni e mi occupo di servizi finanziari e è il mio lavoro principale, diciamo. Ecco, una cosa che con la poesia, con il romanzo, c'entra un po' poco, anzi niente. C'entra poco niente, però tutti poi abbiamo delle passioni, no? Quindi io l'ho voluta coltivare adesso più che mai. Quindi il mestiere che fai è quello che ti dà certezze e solidità? Assolutamente. E tu tra l'altro hai avuto anche delle opportunità che diciamo hai lasciato perdere, hai un po' abbandonato? Sì. Non hai proseguito per esempio? Ah, la più grande che mi viene in mente appunto è aver rinunciato l'anno scorso a Temptation Island e dopo una breve partecipazione a Uomini e Donne ero stato chiamato e ho rifiutato, ecco. Ecco, io non so quanti rifiuterebbero al posto tuo, però tu l'hai fatto. E infatti non tutti sono stati d'accordo, ma realmente poi se uno non se la sente non è proprio quello che volevo. Quindi Temptation Island hai detto proprio no?
A Tendash Mannheim avevo... Mentre detto, Uomini e Donne? Uomini e Donne ho avuto una partecipazione 5 anni fa di 3 puntate, poi come si dice ho detto la classica frase no Maria io esco e ho preso e sono andato via. Quindi anche quel programma non faceva per te? Anche quel programma non faceva per me. Non faceva per te. Ma un'altra cosa alla quale hai rinunciato o perlomeno non hai puntato come poteva essere per dire il tuo lavoro è questo del modello, no? Sì. Certo, allora diciamo che in passato dedicavo molto più tempo al discorso del modello, del fotomodello, oggi meno, anche se poi l'anno scorso sono stato il modello della Nazareno Gabrielli, comunque che è una marca nazionale, ho fatto qualche lavoro per qualche negozio, per qualche marchio, quindi realmente sì, non lo faccio più come prima, ma ogni tanto mi diletto, perché ormai l'età inizia ad avanzare. L'età avanza, certo, quindi neanche il modello niente. E vabbè, tra le tante cose che fai, ovviamente sei anche un cultore della forma fisica, ovviamente, sì. No? E però giochi pure a pallone e tra l'altro anche sì. Con il calcio ti sei tolto una soddisfazione. Esatto. Beh, sì, diciamo tante negli anni, ma l'anno scorso poi stavano partecipando alla Gazzetta League, siamo arrivati in finale alle nazionali, quindi ho disputato la finale per il titolo contro la squadra di Milano, dove abbiamo purtroppo perso, quindi... grosso rammarico, ma anche se ci pensi una grossa soddisfazione, perché anche perché giocavate dove? All'Olimpico, allo Stadio Olimpico, allo Stadio di Olimpico Roma. Ci siamo spogliati negli spogliatoi della Roma, quindi una grandissima emozione e poi è un traguardo storico per l'Umbria, no? Perché comunque mai una squadra umbra era arrivata così in alto. Ecco, tornando invece al libro, sì. All'ego delle mie emozioni, sì. Lo presenterai prossimamente, giusto? Sì, allora la presentazione sarà Umbria Libri, che si svolgerà proprio a Terni nelle date del 23, 24 e 25 ottobre, ancora da definire il giorno in cui sarà presentato il mio e poi terrò tutti aggiornati. È una raccolta di poesie dedicate a chi? Una raccolta di poesie dedicate alle persone come di tutti i giorni, io dico, delle persone semplici. Diciamo che non è una raccolta dedicata a un target in particolare, questo è un libro che ho voluto, insomma, colpisse un po' tutto il pubblico. Non c'è, dentro ci sono poesie di vita, d'amore, d'amicizia, principalmente incentrate sull'amore, però anche di vita e d'amicizia sicuramente. Pensi che ci sarà un seguito, nel senso darai seguito a questa tua passione, oppure è estemporaneo questa cosa, questo libro qui, L'ego delle mie emozioni, e si ferma qui la tua avventura letteraria, diciamo? Assolutamente no, già è in progetto un secondo libro, quindi parleremo con la casa editrice e poi ovviamente vedremo se si potrà realizzare a breve o i tempi in cui lo realizzerò, però è già in progetto un altro libro, quindi ci sarà un seguito. Poi mi dicevi però di un testo che avresti in mente che ti piacerebbe realizzare. Sì, diciamo che un altro progetto che ho in mente è quello teatrale, quindi mi piacerebbe realizzare un'opera teatrale, non solo realizzare ma anche recitarla, quindi vediamo, perché sto già sentendo per studiare appunto un po' questo campo, questo mondo del teatro. Tutto questo però solo per hobby, diciamo, solo per passione. Però. Diciamo che per adesso per me è un sogno. È un sogno che appunto sta nascendo, non è nato da tanto, ma sta realmente, mi sta scoppiando in mano, io dico, è un sogno che sta per essere realizzato. Quindi vediamo, per adesso sto ancora dormendo, poi quando mi sveglio vediamo come fare. Va bene, grazie ad Andrea Troiani. Grazie a te.